Un concetto così vario che quasi non esiste, possiamo
l'immagine che ho scelto è morto da Pippalumi, un personaggio di Pippalumi, perché in qualche modo una gran parte, ad esempio del Sacchi, ritiene quello che sia uno dei simboli dell'identità sacra. Ecco, noi qualche giorno fa abbiamo celebrato i funerali di Livio, che rappresentava lui stesso quasi nel cemento di Livio. Secondo attributo che conferisce al luogo è l'attributo relazionale. Quindi all'interno dello spazio finito luogo si sviluppano relazioni tra chi lo occupa, tra chi lo ha. L'immagine qua, l'altro partigiano, la festa di Santa Maria, qualche anno fa, proprio perché nei momenti di festa si intensificano le relazioni, che possono essere di relazioni cordiali o non cordiali. Quindi abbiamo anche alcune usanze non proprio simpatiche, tipo San Pietro lì, la famosa, quando si dovevano preparare i conti, si sceglievano i giorni di festa, si sceglievano i giorni di festa. E tutto ciò comunque fa parte di questo elemento relazionale del mondo. Il terzo aspetto, che è poi quello che ci guarda più da vicino, è l'attributo storico. Storico perché i luoghi sono delle costruzioni storiche. L'immagine, quella che tutti conoscete, cioè tutte immagini molto vicine, in modo da poter visualizzare, è l'immagine del castello di Sanguri, che è al centro di famoso avvenimento questa battaglia, ed è anche il centro di un sistema di confini, di rapporti giudicati prima tra i diversi teori successivi. Oggi conferisce all'uomo anche degli elementi semplici. Prima la linea principale, diciamo così, di Sardegna, che è la 131, qui siamo vicino all'estate, in realtà poi la strada statale che lo dice, la ritroveremo successivamente quando parleremo delle famiglie, quindi queste linee che sono i percorsi che gli esseri umani utilizzano per mettere in relazione i due luoghi, che percorrono per spostarsi. Secondo elemento geometrico è l'intersezione, quindi l'incroci, un'immagine abbastanza curiosa, che si trova anche su internet, è Piazza Iene, l'attuale Piazza Iene, il primo del Novecento. Mancano qualche elemento che siamo portati a vedere, diciamo la parte che dà verso il lato, che scende verso il lato. Lì, per esempio, è stato prima mercato, ma anche lungo tutto l'Alto Prato Felice si rivolgeva il mercato, quindi in queste intersezioni, questi incroci, lì i primi si incontrano e scambiano appunto le relazioni, in questo caso commerciali e mercantili, ma torna a quello si sviluppano tutta una serie di relazioni anche familiari, di potere, che poi si riflettono su quello che è la storia del mondo. Vedremo poi anche da solo. L'ultimo è l'elemento più semplice, il punto, qua immagino abbastanza nota, credo, di Rude, del castello della Strassa, già un pochino recuperato. Il castello della Strassa che è rappresentato una linea di confine meridionale del ducato di Arboretto e che rappresenta uno dei punti intorno a cui si sviluppano le relazioni, si sviluppano i rapporti tra i villaggi, in questo caso della Marina.
Passiamo alla seconda definizione, il secondo concetto che dobbiamo definire, è quello di paesaggio. Ho preso quella che è la definizione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze. Il paesaggio appunto designa una determinata parte del territorio, così come viene percepita dalle popolazioni e il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali umani dalle loro interazioni. Ovvero, un altro discorso, anche il paesaggio non è una costruzione storica dove si sovrappongono le relazioni umane, dove si sovrappongono gli eventi naturali, siamo agli alluvioni, ai terremoti, e dove queste sovrapposizioni che avvengono nel tempo poi danno immagini. Oggi si parla tantissimo di tutela paesaggistica, mi accorgete semplicemente se dovete ristrutturare una casa nel centro storico o se deve sorgere una nuova attività. Sulla tutela paesaggistica poi chi deve intervenire naturalmente per me no ricerca ma politica a decidere cosa si deve tutelare. Un'altra definizione, questa volta un pochino più precisa, è quella di paesaggio agrario. Questa definizione l'ho presa da Emilio Sereni. Emilio Sereni, negli anni 50 e 60, è stato un geografo, uno storico, ma era anche un politico, un senatore nella seconda legislatura, mi pare, per il Partito Comunista Italiano, ma era un grandissimo studioso del mondo agrario. E nel 1961 pubblica la sua opera che è Storia del paesaggio agrario, dove dà questa definizione del paesaggio agrario e in maniera molto analitica ricostruisce anche graficamente, anche in maniera iconografica, l'evolversi del paesaggio agrario italiano a partire dall'epoca romana fino a diciamo al Novecento. La definizione la leggiamo, paesaggio agrario significa quella forma che l'uomo nel corso e fine delle sue attività quotidiane coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio agrario. Quindi anche questo tipo di paesaggio, quella radio, ultimamente, l'ultimo decennio, sta diciamo così, è sotto l'attenzione di particolari tipi di tutela, quantomeno c'è un interesse maggiore verso la sua costruzione storica. Adesso qua vediamo questa immagine, tra l'altro tratta dalle campagne, quando capita di andare in campagna ci si può chiedere come mai i nostri pensamenti di terreno hanno determinate forme, a volte sembrano articolate, sovrapposte, a strisciolire piuttosto che a pensamenti più grandi, e ovviamente tutto ciò accade per caso, non ce lo ritroviamo per caso, e il paesaggio agrario, capitale del Monreale, ha alcune peculiarità particolari che poi andremo a vedere tra poco e che sono dovute appunto a un processo di costruzione. Questo processo lo possiamo far partire dal periodo dell'occupazione, dove nasce il cosiddetto linguaggio della proprietà, dove cominciano a nascere grandi proprietà che erano appunto i dominio, queste grandi ville che occupavano lo spazio agrario, in contrapposizione a quella che invece una parte del demanio, che invece risultava sotto il controllo dello Stato. Romani vedono
loro concetto di proprietà, l'immagine di scelta in realtà non è esaminente, potremmo sentire l'esercitazione da via di Cicero a Carlo. Quindi dobbiamo immaginarci questo nostro territorio occupato da grandi ville che erano delle aziende contadine, agivano sul territorio e che avevano le loro dipendenze sempre cristiane, dove si creava anche qua una certa aristocrazia che aveva dei rapporti con superato il periodo romano e quello diciamo così bizantino, ci resta la eredità bizantina, ci restano i civili. Allora, non sono espertissimo in storia medievale, ma mi risulta che non mi tengo l'origine dei giudicanti, che resta ancora in qualche modo a volta del mondo. Ci ritroviamo con i quattro giudicanti e ci ritroviamo con una serie però di istituzioni del diritto agrario che permangono. I giudici non sono proprietari del loro giudicato, ma in qualche modo agiscono come se quasi fossero tali, quindi come se il giudice e il demanio del giudicato fossero sovrapposti e concedono delle volte ai propri fides, al proprio patriziato, diciamo così, degli appezzamenti di terre, in questo caso i domus, che agiscono come una signoria fondiaria, sostanzialmente hanno anche loro i servi, si comportano come se fossero proprietari e agiscono in economia. La differenziazione appunto del regno che è il mano viene giudicato, invece la domus che è un pezzo di questo demanio che viene concesso ai domus. A volte i domus non sono delle entità singole ma sono delle entità sociali, ad esempio l'abbazia. Tra i documenti più importanti che ci investono nel periodo giudicale sono i cosiddetti condalis, i veri e propri registri dove i frati segnavano tutto ciò che accadeva. E ci sono delle cose curiose, ad esempio esisteva quasi una schiavitù della gleba, diciamo così, questo termine non è proprio adattissimo. Per doversi sposare una donna che apparteneva alla stessa signoria fondiaria doveva chiedere permesso al proprio donna. Noi si dovevano mettere d'accordo tra l'altro. Che come sono mai del territorio, sono due la fattia di Tannis che si trova tra Sullas e Uras delle campagne, immaginando perché in questo senso immagino queste grandi aziende. Anche come sapete tutti, poi come faccio tanto decidere la bolla e di concedere di inventarsi il regno di sapere che di concedere ai catalani. La conquista è tumultuosa, gli elementi importanti che sono quelli che conosciamo tutti, 1409 la battaglia di San Lucca, questo territorio dove uno degli eredi, degli aspiranti al trono dei giudici, che era Visconte di Narbona, viene sconfitto dalle truppe catalane aragonesi di Martino Giovane, e poi dopo poco
casa del Cagliari, diciamo, sconfitto forse dalla malaria, la leggenda nazionale invece della bella di Sanluri. Diciamo che la vicenda è vera che lui portò diverse schiave al castello di Cagliari, è vera anche perché Martino il Vecchio, che stava a Barcellona, mandava delle lettere al figlio dicendo fai arrivare tua moglie perché così stai in meglio, eccetera. In realtà perché aveva paura che Martino il Giovane potesse qualche modo rimanere vittima delle malattie, eccetera. Con l'arrivo dei Carrara Aragonesi, poi quando regno Carrara Aragonese i regni di Castiglia si uniscono dopo il matrimonio tra Ferdinando d'Artori e Isabella di Castiglia, appunto con questa modifica istituzionale si modifica anche l'utilizzo del territorio. Il territorio viene nuovamente per intero demanializzato e viene concesso il feudo a coloro, inizialmente a coloro che partecipano alla spedizione, diverse spedizioni di conquista, successivamente ai vari uomini spagnoli che stavano più o meno vicino a questo. Il caso della baronia di Monreale è abbastanza comando, viene accesso il feudo e Carlos, che erano tra i primi, i Berengali tra i primi a fornire uomini, soldati, soprattutto soldi a Catanaragonese per portare avanti la spedizione. Un altro caso significativo è il caso dei Dedoni, Dedoni che erano probabilmente dei vini di Toscana, che erano grandi mercanti, stavano a Cagliari, anche loro in qualche modo poi vanno a finanziare questa spedizione contro la Corea e ricevono in cambio un feudo di Tuili. Avere il feudo significava avere una rendita, cioè avere il potere di esigere parte delle tasse e di amministrare poi la giustizia. Il territorio della Baronia di Monreale poi va a confluire all'interno di quello che era un ampio sistema di feudi che è di qui il marchesato di qui la. Questo marchesato ha, all'inizio del Cinquecento, una sua storia particolare, ovvero Ferdinando Cattolico decide di concedere la possibilità ai fratelli di Quirra anche di trasferire per via femminile i diritti sul feudo. Quindi, mentre il feudo, in caso di mancata successione maschile, tornava nelle mani del sovrano, con questo allora si chiamava così, sostanzialmente il feudo viene quasi patrimonializzato, quindi la famiglia De Carlos, poi tutte quelle che seguono, Teles, Borgia, Osori, che sono gli ultimi feudatari di Quirra, sostanzialmente non perderono mai il controllo del feudo, che era già enorme all'inizio del Cinquecento, comprendendo i territori degli Astrini, arrivava fino a Cagliari, alle porte di Cagliari, al castello di San Michele, era l'ultimo baluardo del marchesato di Quirra prima di arrivare alle mura della città, e poi nella sua parte occidentale occupava la parte meridionale di quello che era stato indicato la Baronia di Monreale, infatti Montis, l'immagine è quella utile del castello di Quirra. Con Catanaragonese
lavorese, lo spagnolo, e poi cambia anche, abbiamo detto, l'utilizzo del verbo. E, tra virgolette, impongono quello che era il sistema di rotazione. Il sistema di rotazione che probabilmente conosciamo tutti, quello tra la vibrazione e il ovvero alternativamente il territorio del villaggio, i fondamenti del villaggio, quindi la dotazione territoriale che ogni villaggio aveva, doveva essere coltivato alternativamente. Quindi una parte coltivata quasi esclusivamente la monocoltura cerealicola senza lasciare dei vuoti, questa era quella delle prescrizioni, e l'altra parte doveva essere lasciata all'uso. Tra, diciamo così, quelli che erano gli elementi di rottura di questo sistema c'erano i chiusi, che erano gli orchi e le vigne. E qui questa è un'immagine delle campagne di San Gabbino, dove in alcuni punti questo sistema, in punti vicino al paese, in realtà prima al villaggio, questo sistema degli orchi era ben organizzato. Ci sono ancora, voi qui in Monreale vedete ancora delle zone che sono degli appezzamenti chiusi, chiusi con delle essenze tipiche del territorio, e che rappresentavano appunto un piccolo, diciamo così, embrione di proprietà privata. Ancora non esisteva, perché in realtà tutti avevano a disposizione dei appezzamenti di terreno, ma si commerciava il possesso e il diritto reale, non ancora la proprietà, quindi il diritto di utilizzare quel terreno, ma non la proprietà di quel terreno, perché era demaniale, era stato concesso in feudo appunto. Nel 1720, veloci, la Sardegna, il regno di Sardegna, dopo la successione spagnola con il trattato internazionale, finisce nelle mani del Sardegna, che per, diciamo così, una quarantina d'anni stanno un po' a guardare, fanno un po' la guerra dei banditi, poi si fermano quando questi banditi in realtà praticano alcune delle famiglie nobili, fino a quando appunto non viene nominato il ministro degli affari Sardegna, Corino, che è Corino ha in mente una serie di riforme per la Sardegna, ne ricordiamo due. La prima è un riordino dei monti strumentali, del monte Canazzico, con l'opera anche di Giuseppe Cosso, che era un funzionario sardo, che diventerà poi il censore generale, l'amministrazione dei monti, e poi la riforma dei consigli comunitari, ovvero delle amministrazioni locali. Mentre prima, in diversi periodi, ogni villaggio, ogni comunità aveva un po' il suo modo di eleggere i propri rappresentanti, con la riforma dei consigli comunitari, il Cugino ordina una omogenizzazione della rappresentanza. Quando cambia il sovrano a il system moderno, cambia tutti i funzionari, il Cugino viene mandato via, e in qualche modo c'è quasi una ritorno al passato dal punto di vista dell'istituzione. Ma gli eventi internazionali investono poi anche la Sardegna. 1789 scoppia la rivoluzione francese, i francesi nel loro tentativo giacobino di esportare la rivoluzione arrivano anche sulle coste sarde, francesi. Sbarcano, fino a una capatina da Maddalena, sbarcano a Margine Rossa, vicino a Porto,
è la nobiltà e il clero santo si organizza per respingere questo tentativo di invasione francese. Perché no? Perché avesse fuori chissà quale sorte di Savoia, ma perché aveva paura di perdere quelli che erano i propri privilegi. Quindi in qualche modo anche i protagonisti che vedremo successivamente delle nostre famiglie, che sempre veniva, fanno capo delle milizie e partecipano alla difesa. Nel 1794, dopo lo scampato pericolo, Sarri, gli stamenti del braccio del Parlamento, che non erano contenti del Parlamento, governa anche la controparte, soldati, funzionari, decidono di porre cosiddette cinque domande soltanto che contese, che non diciamo una maggiore richiesta sia di autonomia ma anche di valorizzazione delle esigenze sarde. Sappiamo per esempio che i piedi fossero dati ai sardi, non esclusivamente per sovrano respingere queste richieste, e scoppia per anche la prima parte della stata rivoluzione, ovvero il 28 aprile 1794 c'è questa insurrezione cittadina a Cagliari, e i piemontesi abbandonano per qualche mese. Con in testa di Cerro Guardiano, successivamente, scoppiano delle rivolte anche per la Sassi, il viceré, il nuovo viceré di Valla, decide di mandare a Sassari uno degli esponenti diciamo, più importanti di questa elite cagliaritana, ovvero Giovanni Maria Angioli, che era sposato con la di Pierre, della piena udienza, il maggior tribunale dell'isola, è stato anche il vittorio della fabbrica di Clavette, ed era anche, diciamo così, uno degli esponenti maggiori dell'area giacobina. Viene mandato con l'incarico di Alternos a sedare questa rivolta di Fiorano, tanto arriva a Sassari, trova degli amici e fa un giro per il contado di Sassari, perché le volte erano contro antifiorari, ma stavano cercando contro la nobiltà che stava a Sassari, solidarizza, sostiene quelle che erano le posizioni antifiorari dei villaggi, si mette a capo di un esercito, diciamo così, organizzato dai villaggi e inizia la sua parata verso Cagliari, che però viene fermata da quella stessa aristocrazia rurale del Meridione che anche questa volta aveva quasi paura di perdere i propri privilegi. Tra coloro che vanno a fermare Langioi a Oristano troviamo anche gli esponenti delle tre famiglie che abbiamo già degli otto e sette dei piedi, e tra l'altro appunto uno dei primi riconoscimenti, dito dei cavalieri a Liotto, viene proprio dato dal soldato, perché quando lui padre partecipano quei miliziani del Nuove Area a fermare questa avanzata. Ufficialmente nell'Ottocento, primi anni dell'Ottocento, da vivo poi di Carlo Felice come viceré, vengono attuate tutta una serie di provvedimenti. Il più famoso è quello dell'elito delle chiudenne, che nato nel 23 ma iniziato a applicare in Sardegna, nato nel 20 ma viene iniziato la sua applicazione inizia nel 1923, è quello diciamo provvedimento più contestato, forse, dove anche la memoria popolare
questa chiusura del Tantas Serralas de San Ferraferro, c'è un'espressione che viene poi attribuita a Melchiorre Moreno, in realtà poi il nostro Papa Leopardo, Gian Paolo Sarci, studiando un documento in cui si fa la storia, scopre che era proprio, cioè non era la popolazione, non era il volto che sorgeva, ma talvolta spesso richiudendo per i conviscute dalla stessa aristocrazia, dalla stessa borghesia, che utilizzava questi provvedimenti facendo in modo che o l'avversario, la famiglia avversaria potesse venire danneggiata o si potesse avere dei benefici. Per cui in certi casi, in certi periodi storici, anche Sandra, è successa la stessa cosa, poteva, c'era la convenienza a chiudere se quella chiusura favoriva le liti locali, o c'era la convenienza a non chiudere, a lasciar libero se invece voi del Bordeaux o del Sempio potevano pascolare. È lo stesso sistema avviene quando volta il diritto del pluralismo dal 36 e il 38 si passa alla cotizzazione, alla divisione di tutti i comunali, quindi alle politiche, a seconda delle convenienze ci sono delle lettere serie chiede di chiudere. Oppure nel momento in cui c'è questa divisione che avviene nel 1849, quindi dopo il 48, questa assemblea focata nel giorno di Pasqua, dove i passati sacerdoti risolvono e poi la divisione dei salti del Monreale, inseriscono poi nelle liste di ripartizione del 49 alcuni dei loro amici e compari. Yeah.
San Gabinesi chiedono più volte al
santi di Argos e di Cuspide, che erano 15 di lui. Quindi questa è una delle una parte importante. L'altra parte c'era, appunto, come ho detto prima, quando bisognava dividere i terreni del mondo. La parte più appetibile era quella che sta sul versante nord, quindi quella verso Paredone, che è nominata Stoffino, e che ancora oggi ha una conformazione paesaggistica particolare. I doppi sono tutti squadrati, tutti a forma rettangolare, e ha avuto un utilizzo da parte dei sardesi che è stato quello di piantarci gli alberi poi per riscaldamento. Adesso abbiamo importato questa mania dell'eucalipto a metà degli anni del Novecento, quindi si può dire. In realtà quella è una zona dove una volta cotizzata quelle famiglie potevano avere il sostentamento almeno delle. Arriviamo alle mappe catastali che ci danno l'indicazione di quali erano le famiglie dominanti della Sardegna, la San Martino e Provisoris nella metà dell'Ottocento. Possiamo immediatamente notare che la mappa sardarese è già abbastanza basata. I pezzettini rossi, quindi gli appezzamenti rossi, erano quelli del corte Raimondo Bollini, quelli arancioni o quelli del figlio, che aveva già abbastanza propriezza. Mentre questi di colore viola sono quelli dei semi. Gli altri verdi, di diverse sfumature, sono tutti dei indiani. Queste sono le tre famiglie nobili. A queste famiglie nobili però si contrappongono o si alleano una volta quelle che erano invece le famiglie tra virgolette borghesi, proto borghesi, Ligi, Bilba, che non erano parenti nostri, e soprattutto i Massenti, che invece era una famiglia abbastanza potente che poi si espande anche negli altri paesi. E questa è la tabella delle proprietà, si vede che la proprietà più grande è uno che è molto di più, secondo è proprio quando si è Pitiana e gli altri sono i Valigliana. Questa invece è la parte catastale del villaggio. Ecco la curiosità, per esempio questa. Faccio notare, questo è un celestino, è di quel famoso Porta che era un tenente, che era stato inserito nelle liste di riparto dei terreni comuni. Questa è la casa vicino alla chiesa di San Gregorio, e questa è un'area ampia che poi finirà ai piani. Gli Orru fanno ovviamente, diciamo così, si mettono in evidenza perché hanno questo compendio, questo dominario così di palazzi vicino alla chiesetta di Sant'Antonio. Questo è il palazzo famoso, il palazzo settecentesco, in realtà poi viene modificato nei primi dell'Ottocento. Come si forma la proprietà degli Orru? Lo vedremo poi, diciamo che utilizzano i metodi, diciamo così, di accorpamento dei due. Questa è la mappa che c'è San Gabinese, queste celestine sono di notaio, notaio Serra, e questi appezzamenti invece verdi sono di Viana, quindi anche qua abbiamo una predominanza di Viana. Predominanza che c'è anche ovviamente che si riflette sulla struttura del villaggio, è interessante per vedere come mentre Sardegna a metà dell'Ottocento inizia già a svilupparsi come quello che è l'asse poi della strada Carlo Felice, passerà ad
quell'area San Gallino mantiene un orientamento particolare, anche il villaggio proprio al centro, il suo fondamento si riflette tutta questa. Bisogna anche tenere conto che un'area San Gallino era spesso subiva degli alluvioni, quindi questo ha comportato delle modifiche territoriali, addirittura che è spostato un canale che è passato al centro del paese e che va a finire proprio nei terreni di Onorù, di Don Emanuele Onorù, che era un sacerdote che si oppone fermamente a questo spostamento del canale e si apre quasi una diatriba per 10 anni su questo spostamento del canale, fin quando poi lo stesso parere che Antonio Mia, che era sindaco, riesce a convincere a spostare questo problema. Pavilloris in realtà non ha nessun nobile residente, ma possiamo vedere che qui ci sono i terreni dei Serbi. Questa area enorme di Ara, che sono Giuseppe e Marianna, figli di Antonio, è quest'area che è del barone Rossi, che riserva, è contigua questa a i terreni che è il barone Rossi. Il barone Rossi è di una nobiltà molto recente, non è una nobiltà antica. Sono contigua quelli che sono poi le sue proprietà che ha Guspini e Arancini, diciamo che arriva a Pavilloni per trasferirsi. Questa è la parte del paese, del frammento di Diana, e poi qua ci sono delle famiglie di notai come Lish, Lierdas, i Marta, che da notai hanno la possibilità di accumulare del capitale. Arriviamo alle famiglie e diciamo, verso la chiusura. Mi sono segnato alcune date proprio per evitare di gli Onorù di San Raimondo hanno origine nel Monreale, quindi sono una famiglia diciamo autoctona, anche se poi vanno a espandersi per Matrimoni, per Corvi, eccetera, anche nella Trecenta, in particolare sarà un ramo che si trasferisce per matrimonio sia Martino anche Sueli. Loro stemma araldico ha la quercia, questo è uno degli stemmi, in realtà, con una serra attorcigliata a sancire quello che era l'alleanza con la famiglia Sueli. E sopra c'è la corona comitale perché non Raimondo Rossi, sì, riceverà anche il titolo di conte. Come si può, come diciamo così, come arrivano gli Onorù a avere questa immensa proprietà? Quando muore il figlio di Don Raimondo Rossi, di Don Raimondo Lillio, ha proprietà in 20 paesi del territorio, aveva le sue parti che pastoravano anche durante l'Isis, aveva degli accordi commerciali, così degli accordi ricchi con alcuni personaggi duraminesi. Tutto parte da due antenati sacerdoti, Antonio e il nipote Giovanni, che entrano in possesso di alcuni terreni proprio della quell'area vicino alla chiesa di Sant'Antonio, dove poi nascerà il seminario degli Onorù. Acquistano questo gruppo di case, che erano delle case campidanesi, da i veri primi nobili di Sardegna, che erano in Confu, che poi si sono istituiti, stiamo parlando dei primi del Settecento. Successivamente questo grande patrimonio viene ampliato da un nipote, Antonio Onorù, che viene pubblicato, abbiamo detto, nel
insieme al figlio Raimondo Rossetti partecipi sia alla difesa della Sardegna da parte della Marina Francese, sia alla, diciamo così, alla difesa di Cagliari durante la calata angioina. Quindi il primo titolo di cavaliere viene assegnato, viene concesso a Don Antonio, che nel 1799 acquista altre proprietà, che sono quelle dei gesuiti. La storia dei gesuiti a Sardegna è abbastanza travagliata. Hanno, non so se spiegato di avevano la loro casa proprio nel centro del paese dove c'è il mercato centrale. Hanno lasciato una cisterna bellissima, che ovviamente riusciamo a vedere nel momento successivo a Sardegna, e avevano diversi terreni nel lago Sardegna. Antonio Loro riesce ad acquistare, probabilmente anche grazie a dei sacerdoti, acquistano anche una seconda casa nelle campagne di Sardegna, nella località Tardini, mi sembra che dopo delle foto. Ma il protagonista, diciamo così, degli Orru è sicuramente Don Raimondo Rossi, che ha una vita turbolenta, abbiamo detto, partecipa a tutte quelle imprese militari, è capitano dei miliziani del primo guerra e partecipa alla partecipa finanziariamente alla costruzione della strada Carlo XV, che inizialmente unisce Italia e Stato e poi prosegue. Per questo lui riceve il titolo di conte nel 1823. Addirittura il sovrano, quando i francesi arrivano e occupano il Piemonte, si trasferisce in Sardegna, il sovrano piemontese, Emanuele, nel suo tragitto, nel suo viaggio che fa, poi conosce l'isola, si ferma proprio a Sardegna nel palazzo che poi vediamo perché alcune peculiarità importanti dal punto di vista di si ferma a pranzo dal mondo tu e si fermato lì a Uras dal fratello sacerdote Don Giuseppe. Quindi questo sta a significare quanto gli Orru già nei primi dell'Ottocento avessero influenza sia a Cagliari ma in qualche modo diciamo anche presso la corte dei Monti. Questo è, adesso vi faccio vedere un paio di immagini, poi continuiamo per la ricostruzione degli Orru. Questa è un'immagine del Palazzo Orru che ancora si ritrova a Sardegna, di fronte alla chiesa di Sant'Antonio. Il nipote, uno dei pronipoti degli Orru, che era un carissimo amico, nonché un cercatore, che è Luigi Orru di San Raimondo, sostiene, messa che ha ragione, che ci siano qua delle influenze piemontesi, degli architetti più famosi dell'epoca, che erano Sottoviano e Massei. Di questo poi probabilmente me ne parlerà meglio Schirru, che è un capo per Franco, siamo qua. Questa è un'immagine abbastanza rara, dove qui c'è ancora un muro di cinta di questo palazzo che proseguiva per tutta la via Birocchi, con una serie di portoni, magazzini, eccetera. Perché immaginatevi che figlio di Raimondo Rossetti, Raimondo Rossetti, avrà quasi 60 giorni dal lavoro, quindi è un capitale immenso dal punto di vista questo è Don Raimondo Rossetti. Perché
deputato della prima legislatura del Parlamento. E si lega, diciamo così, gli accordi matrimoniali a Giovanni Sioso Pintor. Esisteva un carteggio importante tra il nostro Ugulillo e Sioso Pintor, se ne conosce solo una parte, perché sfortunatamente quando sono stati fatti i lavori nel Palazzo Ducale, abbiamo visto nell'altra casa Ducale, che era quella di Tancredi, nipote di Don Ramon Ugulillo, questi documenti, queste lettere sono state abbandonate, quindi qualche sardarese ce n'è in casa, qualcuno è molto geloso, molte sono state buttate in campagna insieme a tutto quel patrimonio di mobili, oggetti e cose varie che quella casa conteneva. Quindi diciamo che forse noi sardaresi siamo stati poco attenti nel conservare questo tipo di memoria, forse anche un po' spinti ideologicamente dal fatto che questi fossero i nobili e padroni, quindi bisognava cancellare tutto. Curiosamente, a casa del nipote, non da Credo Luca, che poi è stato anche foresta di Sandra, quella casa degli anni 60 è stata rasa su, no? E lì è stato costruito un nuovo palazzo. Quindi, sempre per tornare all'importanza dei luoghi, quello che doveva essere un luogo che rappresentava un potere, però stava troppo simpatico e Santa Teresa è diventato un altro luogo, un potere politico che sostituisce quello precedente. Questi sono invece il Palazzo Ru di San Gavino, dove stava il fratello di Messier di Don Francesco. Questo è nella via Trento, oggi è il Palazzo Meras, perché poi per via, diciamo così, eredità è finito nelle mani dei Meras, che erano, l'ho detto prima, ma mappa delle proprietà erano già tra i più vecchi proprietari di San Gavino alla metà dell'Ottocento, e questa è la casa di Donna Mascimia, che è sempre degli Urru, è stata recuperata dal comune, hanno fatto 100 conferenze, in realtà hanno buttato giù anche un po' numero di 5, un po' snaturato come era l'impianto originale. Abbiamo detto che erano legati indissolubilmente a loro la famiglia Sieri. La famiglia Sieri, che è come stemma araldico, una serpe argentata in campo verde, all'inizio dell'Ottocento Antioco Serri fa una grande opera di accorpamento fondiario. Qui sono stato fortunato nel lavoro in archivio, perché probabilmente fuori collocazione ho trovato un intero fascicolo di atti notarili dove Antioco Serri permuta, compra, vende, facendo in modo di accorpare la proprietà. Quindi qui possiamo già notare che c'era una certa razionalità economica nel fare gli acquisti. Ovviamente sfruttava quella che era la sua predominanza all'interno del paese per ottenere degli scambi vantaggiosi, per acquistare sotto costo. Comunque ha una sua razionalità che lo porta appunto a essere poi il secondo proprietario dopo il nipote, che era appunto nel mondo russo. Questi due personaggi, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, si fanno una guerra, in famiglia, e qui torniamo alla questione delle chiudenti. Nel 1798 Don Antioco VII viene accusato di aver chiuso una fonte pubblica e a distruggere quella chiusura ci va proprio il nipote. Nei primi anni dell'Ottocento, che è tra 1803 e 1806, Don Raimondo Ru, che era capo dei miliziani, fa arrestare diverse volte i servi di Don Antioco VII.
quindi hanno lavorato, anche che vengono convocati anche a Palazzo, a Cagliari, e viene filmato meglio. Quindi che in realtà tutta questa lotta era una lotta per il controllo sia familiare ma soprattutto per il controllo del territorio, tant'è che alcune pagine del verbale dei consigli comunitativi, alcuni consiglieri dicono guardate che questi stanno facendo finta di farsi la guerra, in realtà si stanno vendendo gran parte del territorio. Il personaggio più importante della famiglia Serpi è Don Giovanni Serpi di Agrate, come i cognomi sono quelli, no? Insomma, c'è tutta una rete di alleanze matrimoniali, quella di Diana, tra l'altro è una rete immensa, non è che è difficile da seguire dal punto di vista di Diana. Don Giovanni Serpi era figlio di Antioco Serpi, lui diventa ufficiale dei carabinieri, poi generale dei carabinieri. La curiosità è che anche lui diventerà da deputato nella terza e nella quarta legislatura, dal 49 al 53, poi dalla decima alla dodicesima, quindi dal 1867 al 1876, tra l'altro collabora con Sproni, si interessa al Parlamento anche di una riforma, presentatore di una legge di riordino delle province, quindi anche temi uguali. Nel 1860, dopo lo sbarco dei 1000 di Garibaldi in Sicilia, viene mandato a organizzare il corpo dei carabinieri in Sicilia. Perché? Perché in realtà i siciliani sono molto più avanti. Aspettando, si stavano già organizzando il loro corpo dei carabinieri senza dire niente al sovrano, e quindi il sovrano manda, manda Giovanni Serpi a creare il corpo dei carabinieri. Sulla permanenza siciliana dei Serpi, in realtà ci sono luci ombre, se voi leggete alcuni storici siciliani, ne parla in maniera molto positiva, così come ne parla in maniera positiva di un altro sacro del territorio, che era Felice Pino, che viene mandato a fare il questore di Palermo e che viene accusato di aver fomentato una rivolta per cui Pino era portato. In realtà, appunto, con Giovanni Serpi, ovviamente deve prendere contatti con le famiglie del luogo e quindi qualcuna resta più legata a qualcun'altra meno. E si mette un po' a fare anche da arbitro sulle contese tra queste cose. Questa è una parte posteriore trattata della casa Serpi, a Sardegna abbiamo la via generale Serpi, anche qua sapete che non ha così a conoscenza di questo personaggio, tant'è che la casa poi è un po' scomparsa, questa è una delle parti posteriori che mi sembrava la nostra. L'ultima famiglia è quella di Diana, i rami addirittura che arrivano a Sardegna sono tre. Questa famiglia ha una espansione enorme, tutto parte da Don Monserrato Diana che alla metà del Seicento viene nobilitato e da lì, che era originario del Parte Montis di Simra, e da lì si legano un po' diverse famiglie nobili del territorio. In particolare altre famiglie erano Iconi, Quaderi, come sempre, da Monfisco, i Salis, i Masulla, i Sideroni, i San di Moro, gli stessi Sepulcra, quindi esistono tantissimi. Scorro velocemente gli archi genealogici. Qui abbiamo un documento che è stato fornito proprio da uno degli eredi di Diana, che in brevetto sostanzialmente viene mandato in pensione Don Antonio Diana, che è il padre di Giuseppe e Mariana, che sono quelli che hanno quelle grandi proprietà a San Gradino, viene mandato in pensione da ufficiale dei miliziani del Monte.
anche Indiana ha lasciato la loro impronta architettonica sul territorio, questo è un prospetto originale della casa degli anni Simara che si avvicina molto a quella che il palazzo Diana Sagra, sempre nella zona di San Gregorio, che oggi è un'abitazione privata, mentre questo invece il villino Liberty Villa Diana, che non è mai stato abitato in realtà, è però una dimostrazione di attenzione anche verso il gusto estetico, perché è avuto dei rari esempi di Liberty nella nostra zona. Arriviamo alle conclusioni di sera, in realtà anche questo non avrebbe numeri che non siamo mai al 131, quindi aspettate, questo disturbo anche noi dobbiamo rilassarvi, però trovate i numeri che finanza, soprattutto in realtà. Quindi torniamo a quelle che erano le sentenze. I luoghi sono delle costruzioni storiche complesse che ci chiedono un approccio interdisciplinare che deve comprendere la sociologia, l'architettura, la topologia, eccetera. Il paesaggio è esso stesso il risultato di una costruzione storica dove ci sono le strategie umane. Voi pensate che gran parte di queste famiglie, nel nostro caso indiano, utilizzano la tecnica del fideicommesso, quindi fanno in modo che il patrimonio resti unito il più possibile, perché non venga disperso. Il processo di accumulazione, abbiamo visto anche con i servi, inizia molto prima del rito delle chiuse. Quando arrivo alle chiuse, in realtà, soprattutto nel Monreale, capirà quello che c'era per chiudere era già tutto chiuso. Quindi, perché chi aveva il controllo politico e economico delle comunità chiudeva. Uno dei, tra virgolette, meriti di queste famiglie, di queste classi aristocratiche, questi ceti aristocratici borghesi, è quello di aver utilizzato la formazione, la cultura, l'istruzione per fare avanzamento sociale. Gli Oru diventano avvocati, successivamente dei medici, i Serbi abbiamo visto addirittura diventano un generale dei carabinieri per fare carriera militare, i Diana, le diverse mani, diventano essi stessi dei medici, la strada resta ancora viva dai muri dei medici Diana, ma la stessa cosa fanno le altre famiglie, dei Massenti per esempio, ugualmente metteranno dei notai e via via appunto incrementando quello che era la loro ascesa sociale. Questa è una bibliografia essenziale, due cose volevo dirvi che i dati genealogici non sono tutti miei, sono stati elaborati grazie all'aiuto sia di Luigi Ruffo che già citato, sia di Franco Sonis che è studioso locale. Gran parte dei dati sulla famiglia Diana sono stati forniti. Abbiamo riordinato da Stefano Diana, che è uno ancora degli esponenti della famiglia che sta a Simara, che ha quel bel palazzo di cui ho fatto vedere il prospetto. Le immagini sono un po' prese dal sito della provincia di Rio Capitano, dalla pagina del gruppo di Sardaresi, che raccoglie le immagini storiche del paese, del Sardegna Muriale, e dal sito del gruppo. Informazioni genealogiche per trovare anche sul sito dell'Associazione Radio, Radio Castaldegna. Io ho concluso, spero di non avervi inviato abbastanza. Adesso lasciamo per delle domande.